Bentornati all'appuntamento con la settimana in TV. Dopo la pausa estiva riprendono le attività pastorali. Inizieranno ufficialmente con il pellegrinaggio a Montenero l'8 settembre. Ce ne parla Monsignor Giusti. È l'appuntamento tradizionale, è il pellegrinaggio del popolo livornese alla Madonna di Montenero. È una bella occasione anche per ripartire con l'anno pastorale. È vero che poi il catechismo, tante iniziative parrocchiali incominciano a riprendere nel mese di settembre, ma è pur vero che con settembre tutta la pastorale, ad esempio Amichiamoci, riparte. È un appuntamento importante, questo per tutti i giovani, a cui invito tutti coloro che già sono iscritti, ma anche tanti altri a voler partecipare. Sarà l'occasione anche per consegnare sia la lettera pastorale a tutte le persone che verranno in pellegrinaggio, a tutte le parrocchie e anche il calendario diocesano. Abbiamo elaborato tutto un calendario con tutte le iniziative dell'anno che ci accompagneranno durante questi nuovi mesi autunnali, invernali e primaverili. È importante sapere già tutti l'appuntamento per i fidanzati, per le famiglie, per i ragazzi, affinché con i tanti impegni si possa riuscire a organizzarsi per essere presenti. Ma soprattutto è l'occasione per affidare tutta la diocesi e tutta la nostra azione pastorale alla Vergine Santa. La celebrazione dell'8 settembre inizierà alle 17 con il ritrovo al piazzale Giovanni XXIII per il pellegrinaggio verso il santuario, dove alle 18 Monsignor Giusti celebrerà la messa. La messa sarà trasmessa in diretta su Granducato TV. In occasione dell'8 settembre al santuario di Montenero sarà consegnata la lettera pastorale 2023-2024 con gli orientamenti e le indicazioni di appuntamenti ed eventi promossi dai diversi uffici diocesani. La lettera è incentrata sulla seconda fase del cammino sinodale, una fase detta sapienziale, che leggerà quanto è emerso dai gruppi diocesani riunitisi negli ultimi 2 anni. Da lì il titolo Sofia e profezia. Sarà un tempo di discernimento per distinguere lo spirito del tempo dai segni dei tempi, i quali, per essere tali, debbono rispondere a precise caratteristiche come il Concilio Vaticano II insegna. Settembre è il mese delle riprese delle attività pastorali, ma è anche il mese di Amichiamoci, dove ogni anno vengono coinvolte decine e decine di ragazzi della nostra diocesi. Il tema di quest'anno, dedicato ai 125 anni di presenza salesiana, è Piedi per terra, cuore nel cielo. La manifestazione si aprirà sabato 2 settembre con la messa presieduta dal Vescovo alle 18:30 alla Chiesa del Sacro Cuore ai Salesiani e a seguire ci sarà cena con i giochi e la consegna delle maglie per i tornei di calcio, basket e pallavolo. Domenica 3 settembre alle 16 la mini maratona con la partenza dalla Chiesa di San Jacopo, mentre sabato 9 settembre alle 20 la cena americana al Circolo Pio X. Domenica 10 settembre alle 14:30 alla Parrocchia del Sacro Cuore i tornei di ping pong e biliardino. Domenica 17 settembre alla Chiesa della Santissima Annunziata alle 14 il ritrovo per la caccia al tesoro. Concluderà la manifestazione di Amichiamoci la festa finale che si terrà sabato 23 settembre al Circolo Pio X alla Parrocchia dei Cappuccini. La Fondazione Caritas quest'anno mette in campo un'iniziativa dedicata ai più giovani. Ce ne parla il direttore Guido De Nicolais. Buongiorno ragazzi, siamo ormai arrivati, giunti all'inizio del nuovo anno scolastico e come Fondazione Caritas Livorno siamo sempre vicini ai ragazzi e agli istituti scolastici della nostra città per proporre laboratori e proposte formative stimolanti e coinvolgenti su tematiche di ambito sociale. Lo scorso anno abbiamo collaborato con 5 istituti scolastici coinvolgendo 23 classi tra scuole primarie di primo grado e secondarie. Gli incontri in aula, diciamo che sono un primo momento di un percorso di riflessione e confronto che si conclude poi con la visita alla nostra sede, quella di via Giorgio La Pira. Apriamo le porte del nostro villaggio ai gruppi scolastici coinvolti che possono così conoscere gli operatori, i tanti volontari che lavorano per la fondazione e i servizi che la fondazione offre a tutte le persone che hanno bisogno. Questo anche nell'ottica di un coinvolgimento diretto
in attività di volontariato appunto di voi ragazzi, e a questo noi teniamo molto e ci crediamo. Quest'anno però abbiamo deciso di fare una cosina in più. È proprio per questo che abbiamo pensato ad un nuovo progetto. Il progetto l'abbiamo intitolato Parole Giovani. Pensiamo che sia importante dare la possibilità a tutti gli studenti e alle studentesse di avere un canale attraverso cui esprimere le proprie idee e dare sfogo al proprio talento. Nascerà così una vera e propria rubrica online che prenderà vita sul nostro sito. Il sito è www.fondazionecaritaslivorno.it, sulla quale verranno pubblicati articoli e contributi, frutto di un lavoro di redazione e confronto che permetterà di dar voce ai giovani studenti livornesi. Saranno discusse tematiche di interesse sociale e di attualità attraverso un lavoro di condivisione e riflessione tra gli studenti coinvolti e i nostri operatori. Successivamente si passerà alla fase di stesura dei testi che avverrà o individualmente o in equipe. Speriamo in questo modo di promuovere la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, stimolando la loro riflessione critica e favorendo la crescita come individui e cittadini consapevoli. Durante i prossimi appuntamenti di settembre, il Vescovo incontrerà nei vari vicariati gli operatori pastorali e consegnerà loro la lettera ai genitori da diffondere nelle famiglie e in tutto il territorio diocesano. La lettera prende spunto dal rito del battesimo nel quale le famiglie si sono impegnate ad educare i loro figli alla fede. Per educare alla fede, sottolinea nel testo Monsignor Giusti, sono necessarie alcune cose, come la presenza all'Eucaristia, la partecipazione ai gruppi parrocchiali, le esperienze di condivisione come i campeggi o i Grest. Tutte pratiche imprescindibili per chi vuole seguire Gesù. Diventare e essere cristiani non è un obbligo, ma un'opportunità. Scegliere si può, ma occorre essere consapevoli di cosa significhi fare una scelta cristiana. La CEI ha approvato il progetto di ampliamento dell'ospedale Santa Gemma Dodoma in Tanzania. I fondi dell'8 per 1000 serviranno per costruire il reparto maternità. Ce ne parla Paolo Siani, direttore del Centro Mondialità. Si tratta del reparto di maternità, perché fino ad ora c'era un reparto assolutamente insufficiente, dato che era previsto 300-400 parti l'anno e ora ce ne sono ben 1700 l'anno. Il che vuol dire che alle volte ci sono anche 10-15 donne che devono partorire e quindi fare un nuovo reparto è assolutamente necessario. Questo era il grande desiderio di Suor Gemma, grande amica della nostra diocesi, che nelle sue ultime volontà, prima di morire, ha proprio chiesto che si potesse realizzare questo progetto. Il progetto è fatto in collaborazione tra il Centro Mondialità, chiaramente le suore di Santa Gemma della diocesi di Dodoma e il Policlinico Gemelli che fa parte della Università Cattolica del Sacro Cuore. In questo modo questa, diciamo, gruppo, questa rete è riuscita a ottenere dalla CEI tramite i fondi dell'8 per 1000 i fondi necessari per la costruzione di questo nuovo reparto che avrà anche un mini reparto per i prematuri, che fino ad ora non era un servizio che non era previsto. E chi nasceva prematuro? Veniva portato al centro più vicino, cioè a 30 km di distanza, tenendo presente che non c'è poi possibilità di trasporto con ambulanza o con respiratore, quello che serve, e per cui praticamente almeno la metà di questi prematuri moriva per strada. Invece ora ci sarà un servizio proprio all'interno dell'ospedale con anche i macchinari necessari. A proposito dei macchinari necessari, oltre al Policlinico Gemelli, anche la Regione Toscana ha dato la sua disponibilità per fornire questi macchinari. Vi segnaliamo gli appuntamenti in questa prima settimana di settembre nella Diocesi di Livorno.
Sabato 2 settembre alle 15:30 in Vescovado il mandato è agli insegnanti di religione. Alle 18:30 la messa di apertura di Amichiamoci alla Chiesa del Sacro Cuore. Domenica 3 settembre alle 9 la messa in diretta TV su Granducato dal Santuario di Montenero, presieduta da Monsignor Giusti. Alle 16 la mini maratona di Amichiamoci in Piazza San Jacopo. Venerdì 8 settembre alle 17 il pellegrinaggio e a seguire alle 18 la messa a Montenero per l'inizio dell'anno pastorale. Sabato 9 settembre alle 20 la cena americana al Circolo Pio X per la manifestazione Amichiamoci. Grazie per essere stati con noi in questo primo appuntamento del mese di settembre. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!